Il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, partecipa all'iniziativa didattica School Breakfast organizzata dall'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara. Albano e Romina Power di nuovo insieme per la terza edizione di Così Lontani, Così Vicini, il programma di Rai 1 che aiuta le persone a ritrovarsi dopo lunghissimi anni. E buonasera, in apertura lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo di una bella iniziativa didattica. Abbiamo deciso di ammodernare e rendere sicure le scuole abruzzesi attraverso un programma di investimento reale e concreto. Lo ha detto il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso a margine dell'iniziativa didattica School Breakfast organizzata dall'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, alla quale ha partecipato anche il sottosegretario alla pubblica istruzione Davide Faraone. Le scuole, ha aggiunto D'Alfonso, sono agenzie di futuro e quindi dobbiamo rendere sicure, poiché all'interno si incontrano la formazione, l'educazione e l'occupazione. Il programma del governo Renzi, dedicato alla pubblica istruzione, consente così di ricevere fondi per ammodernare le strutture scolastiche e stringere un rapporto forte tra le imprese e il mondo della scuola. A tal proposito abbiamo ricevuto dal governo nazionale circa 66 milioni, cui aggiungeremo il nostro impegno, cioè l'1% degli investimenti del bilancio regionale, fondi che saranno impiegati per la manutenzione dell'edilizia scolastica. Dopo aver ascoltato le esigenze del mondo della scuola, analizzato ancora il presidente della giunta regionale, ci siamo resi conto che insistono ancora delle criticità che dobbiamo curare. Il presidente Luciano D'Alfonso, che ha la delega al turismo, ha poi proposto la nuova convocazione dell'Istituto Alberghiero di Pescara. Oggi abbiamo promosso questa iniziativa perché l'Alberghiero è una scuola faro in Abruzzo. Mi piacerebbe che potesse gestire con la sua organizzazione e patrimonio di esperienza una realtà di recettività e accoglienza alberghiera. Abbiamo già un'idea, poi concluso D'Alfonso, l'Alberghiero di Pescara infatti è capace di candidarsi ad avere questa importante vocazione. E veniamo ad Atri, allenarsi per il futuro. Il progetto di BOS è Randstad, che propone una serie di iniziative mirate ad orientare i giovani al loro futuro professionale. Arriva ad Atri, in provincia di Teramo, e c'è stato un incontro proprio dedicato ai 250 studenti che si è svolto questa mattina dalle 10 alle ore 12 nell'Istituto Adone Zoli della città ducale. Nuovo appuntamento con la voce dello spettacolo dedicato al programma di Rai 1 Così Lontani, Così Vicini, che tornerà in onda proprio da questa sera. Al timone Albano Carrisi e Romina Power. Vediamo. Ci sono storie capaci di toccare veramente anima e cuore. È proprio la televisione ad accompagnarci a volte all'interno di queste storie, con programmi che ti portano a vedere e conoscere anche il lato triste della vita. È il caso della trasmissione di Rai 1, Così Lontani, Così Vicini, che tornerà proprio in onda da questa sera per 6 puntate in prima serata. Al timone troveremo Romina Power, di nuovo insieme, eccezionalmente, proprio per raccontare al pubblico le storie di persone che gli eventi della vita purtroppo hanno separato, offrendo a loro la possibilità di rivedersi e rincontrarsi dopo tanti lunghissimi anni. Che aiuta le persone a ritrovarsi. E ci sono di quegli incontri che sono veramente uno spettacolo. Veramente uno spettacolo. Lo spettacolo di una liberazione, lo spettacolo di... E poi finalmente il momento dell'incontro. E il momento dell'incontro che non è magari soltanto quella persona che pensa o sta a cercare, ma si scopre che hanno tantissimi altri fratelli o sorelle. Ed è uno spettacolo nello spettacolo.
Il programma avrà inizio con la presentazione del protagonista che fornirà una serie di informazioni attraverso le quali i conduttori inizieranno la ricerca della persona lontana, scovando notizie utili nella sua città, tra i vicini, i colleghi e i vecchi compagni di scuola. Il momento più emozionante di ognuna delle quattro storie raccontate nel corso di ogni puntata sarà rappresentato dall'incontro finale, dove i due protagonisti saranno accompagnati dai conduttori fino a qualche secondo prima del loro ricongiungimento. Prevedremo in questa terza edizione di Così lontani, così vicini, da venerdì 22, veramente tante storie che toccheranno anima e cuore. Sì, a me hanno toccato ogni storia al suo arco, il suo iter, e ogni storia veramente ha una grande verità. Ed è bello sapere che grazie a una trasmissione televisiva si riesce realmente a far riavvicinare delle persone che magari si cercavano da più di 40 anni, no? E non si tratta di spettacolarizzare la speranza degli altri, ma dire anche la televisione vi offre la possibilità di risolvere il vostro problema. E di problemi di questo tipo nel mondo ce ne stanno tantissimi, purtroppo. Non ci sarà uno studio televisivo, tutto realizzato in esterna, in chiave un po' cinematografica. Sì, devo dire, d'altronde come... E mi piace, il taglio televisivo è perfetto, lo studio psicologico dell'andamento del programma è straordinario, è fatto proprio bene. E ti senti a tuo agio, perché poi lavori con gente che conosci ormai da 3 anni nel mio caso, e basta uno sguardo e ti capisci se sta funzionando bene, se sta... lavoro proprio bene, poi un'altra dimensione di lavoro per quanto mi riguarda, no? Che di mestiere faccio un'altra cosa, quindi stare nel plateau con questo tipo di nuovo programma è emozionante. Frutto di un lavoro di una splendida redazione. Un'incredibile redazione che arriva là dove enti statali non sono riusciti ad arrivare. Rai e Magnolia, quindi un binomio vincente. Direi proprio di sì. I protagonisti della puntata potranno conoscere, quindi per la prima volta, o incontrare dopo tanti anni di lontananza i propri cari e raccontare, grazie a questa trasmissione, ma soprattutto grazie all'affetto e al sostegno di Albano e Romina Power, le ragioni che li hanno spinti a non smettere di cercare una parte importante della propria vita. Dove non arrivano né la politica né le istituzioni, arriva però la forza e il cuore di questo programma, che può di certo restituire un sorriso alla nostra vita. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buona serata.